Buonasera e ben ritrovati amici di Udinese TV. Anche questa sera andremo a conoscere meglio quelli che sono i grandi protagonisti di questa annata bianconera. Oggi puntata speciale, andiamo a scoprire chi è l'ospite di questa sera. Ed eccolo qui, l'ospite di questa sera è Stipe Perizza, buonasera. Buonasera a tutti. Insieme a Stipe, chiaramente non siamo soli, c'è anche Giulia Spadaccio in postazione web. Ciao Giulia. Buonasera, buonasera a tutti. Vi lascio subito, potete scriverci al numero 388 43 11 68 1 le vostre opinioni e le vostre domande e anche su Facebook qualche messaggio e su Twitter a Udinese Calcio 1896. Perfetto. I social li abbiamo detti tutti, invece come al solito c'è anche Stefano Giovanpietro in postazione touch, pronto ad analizzare tutte le cose belle che ha fatto Stipe in questo periodo in bianconero. Eh sì, ci sono tanti gol, sia in bianconero sia nelle precedenti esperienze da parte di Stipe Perizza, ma soprattutto il nostro compito qui al touchscreen è assegnare la maglia tanto ambita di Stipe Perizza che vediamo vicino proprio a Stipe, la maglia numero 18, la maglia bianconera che si aggiudicherà chi indovinerà il quiz. Basta tornare poco indietro, premiamo rewind, andiamo al Sì. gol segnato contro il Torino, uno dei due gol vittoria segnati ultimamente da Stipe, quello contro il Toro, ve lo ricorderete tutti, azione in contropiede e gol con tiro all'angolino. Vi proponiamo questa domanda: ha segnato Stipe Perizza? E ok, fin qui ci siamo. Chi ha cominciato l'azione? Oggi il quiz è singolo, quindi diamo quattro opzioni: lettera A, Danilo; lettera B, Felipe; lettera C, Lodi; lettera D, Widmer. Vi basterà rispondere a questa domanda, quindi siate veloci, dito Sì. del Far West più veloce vincerà. Lettera, nome per la risposta esatta e poi i cinque più veloci potranno aggiudicarsi la maglia di Ok. Stipe Perizza. Tu ti ricordi chi ha cominciato l'azione, Steve? Sì, Sì, lo so. ok, perfetto, 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 qui fermati, altrimenti roviniamo il quiz. Allora, come al solito, adesso ti faccio vedere un po' di foto e non solo di quella che è stata la tua carriera, comunque giovanissima. Partiamo dalla prima foto. Vediamo cosa ci propone la regia. Eccolo qui, un giovanissimo Stipe Perizza mentre gioca con lo Zadar, giusto? Sì, quella è la mia prima squadra, quello ero giocato 3 anni fa. Zadar, la città è Zara, Sì, giusto? sì. Che Giulia Spadaccio conoscerà come nota marca d'abbigliamento, ma in realtà è anche una città ben più importante. Ecco, ci racconti un po' il tuo periodo lì allo Zadar. Sì, io sono giocato una stagione di là e dopo è andato via. Hai fatto un po' di gol e ti ha notato il Chelsea, giusto? Subito ti ha notato il Sì. Chelsea, che ti ha mandato in prestito al NAC Breda. Andiamo Sì, in Olanda. a vedere allora la prossima foto che ci propone la regia. Eccola qui, presa dal tuo profilo Instagram. Qui, tra l'altro, nel tuo commento c'è scritto: un anno fa mio fratello mi guardava e si divertiva. Allora, devo chiederti anche qui qualche delucidazione in più. Spiegami un po' qualcosa. Sì, quello è un dei miei migliori amici, Uroš Matić. Lui ha giocato con me in Olanda, in NAC Breda, e ancora siamo bene. Fatto un po' di gol la tua al NAC Breda, tra Sì, l'altro. fatto 10 gol come in Zara in una stagione. Campionato olandese rispetto a quello italiano è tutta un'altra cosa, no? Sì. Di là tutti pensano attaccare, 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 non pensano di difendere. Come qui, Sì, dove sì. ti devi preoccupare principalmente di difenderti. Allora andiamo a vedere ancora un'altra foto prima di spostarci da Stefano, perché è vero che devi preoccuparti di difendere, ma magari Stefano ci fa vedere qualche cosa che hai fatto in avanti. Eccola qui, questa è una foto secondo me molto importante della tua carriera. Insomma, un ragazzo giovanissimo che indossa la maglia del Chelsea. Racconti un po' come è arrivato questa chiamata, questo trasferimento. Ah sì, io non pensato io vado a Chelsea, ho fatto una buona stagione in Croazia, ma non penso Chelsea mi vuole. Quando ho sentito, normale, sono troppo contento e tutto, quando ho firmato per Chelsea io penso, io sono più felice uomo sul mondo. Ma hai avuto modo anche di conoscere Mourinho? Sì, io sono arrivato una settimana dopo di lui. E quindi
ci hai parlato, ti ha raccontato Sì, qualcosa? anche quello che succede 3-4 settimane fa, Sì, è quello è stato esonerato. un sbagliarsi di giornali, io Sì. non ho scritto per niente, e altri amici non so perché loro scrivono così. Vabbè, La capita. chat, la famosa chat contro Mourinho, che in Sì. realtà non In esisteva. realtà non è mai esistita questa chat. Vediamo invece qualcosa che hai fatto materialmente, ce lo fa vedere Stefano, magari in postazione Sì, touch. perché avete nominato i gol con il NAC Breda. Noi abbiamo sfruttato anche il buon lavoro fatto da questo account YouTube, che sono i maggiori talenti balcanici. E qui partiamo proprio dai gol segnati col NAC Breda, che sono tantissimi. C'è un fermo immagine molto bello di un abbraccio proprio con Uroš Matić, che ha detto poco fa, insomma, sti per essere proprio suo fratello. E noi, quando già dovevamo preparare la clip, quando è arrivato Stipe Perizza, Guardalo abbiamo come ringa la visto folla, eh? esattamente la prima cosa che ti colpisce ancora prima delle grandi qualità è comunque questo suo grande entusiasmo, portare dietro tutti i tifosi. Allora, qui fa un gol che è assolutamente eccezionale. Ok, mettiamo che nel campionato olandese difendono un po' di meno, ma qui doppio movimento di Suola, cadono difensori praticamente vicino a Stipe. Con questa doppia finta c'è il numero 3 che viene mandato direttamente al bar a bere un caffè. Bellissima la finta di Stipe Perizza, che Che qui qualità. dimostra, ed effettivamente questo colpisce subito, la grande capacità tecnica nonostante la stazza fisica, che poi però gli è utile anche per gol di testa, che ovviamente è una delle specialità della casa. Questo molto bello, il colpo di testa a prolungarla sul secondo palo. Ce ne sono di tutti i tipi. Qui anche la freddezza, ad esempio, viene servito. Sembra un gol tutto sommato facile. Stop di petto e palla che va all'angolino, rubando il tempo al portiere di controbalzo. Un altro grandissimo gol. Un altro di testa, simile a uno che stava per segnare a Roma, che vedremo poi, che purtroppo è uscito fuori di poco l'anno scorso. Roma, che è stato il campo dove hai segnato il primo gol in Serie A. Altri gol da puro opportunista, da rapace d'area di rigore da parte di Stipe Perizza, ancora con la maglia del NAC Breda. Qui tutto sommato facile, ma ripetiamo, bisogna sempre starci. E qua, grandissimo, questo è il gol che mi piace più di tutti, perché la generosità, l'analizzeremo, la grande generosità di Stipe in campo. E qui va a dare fastidio al portiere, che non fa i conti con la scivolata di Perizza, e palla che viene poi depositata comodamente in rete. Questo è un gol comunque che fa capire la caparbietà, la grande grinta, la voglia di segnare del ragazzo, che poi vediamo anche noi proprio con la maglia dell'Udinese. Continuiamo a vedere questo video con altri gol, anche qui grandissimo stop di petto e a bruciare il portiere sul tempo. Qui fa valere tutta la sua stazza fisica, il difensore non può assolutamente nulla. Arrivano altre reti, ancora su una palla aerea spiovente, la sponda in mezzo e la rapina ancora una volta da parte di Perizza, che dentro l'area piccola la mette anche di sinistro, distruggendo o tentando di distruggere la traversa. E infine anche questo è il Fuori gioco movimento qui. sul filo del No, no, fuorigioco. no, no. Attenzione, Rivediamo, polemica di rivediamo. Siani. Tu sei arbitro, No, non sono questo è un arbitro. fuorigioco clamoroso, ma va bene. Vabbè, dai, sono passati tanti anni, non fa niente, no? È chiaramente fuori gioco A questo, meno però che va non bene. c'è un altro dubbio. Come è possibile No, no, A distanza di anni abbiamo fatto fuorigioco. giustizia, è fuori Siani gioco. alza la bandierina, ma Non invece fa noi ci niente, dai. teniamo questo gol. Freddezza Molto davanti al portiere, guardate, con tocco sotto, palo e palla in rete. Poi bravo. grande gioia con i tifosi. Diciamo che in Olanda non avevano capito tanto bene come marcarti, forse. Sì, tu vuoi mi marcare? No, io neanche vorrei mai marcarti, credo, visto come sgomiti e quanto sei bravo. Comunque, vedo che stanno arrivando anche tanti messaggi, Un un sacco sacco di di messaggi per messaggi Stipe. da tutti i nostri tifosi. Sì. Allora, grande Stipe, non sai quante partite mi hai fatto vincere la PlayStation. Ah. Speriamo che succeda anche nella realtà. E ancora buonasera, intanto ti faccio i complimenti per tutta la tua carriera. Volevo chiederti qual è il più bel gol che hai mai segnato, secondo te? Secondo me, contro Dinamo Zagabria, quando sono giocato, In Disara. Zada. Sì, magari non è più bello, ma più importante. Abbiamo un po' di gol che hai realizzato contro lo Zadar. Oggi abbiamo un po' navigato nel web e li abbiamo trovato. Facciamoli andare magari
nel mezzo esce anche il gol che ha realizzato proprio contro la Dinamo Zagabria. E per caso forse un gol che ha realizzato all'ultimo secondo, è possibile? No, visto che c'erano un po' di gol che ha realizzato. Quello è il mio esordio in Serie A. È segnato subito, all'esordio. Non ho segnato... segnato in prima partita contro Dinamo Zagabria in Coppa, quello è esordio in Liga. In Liga, quindi il primo gol che hai fatto è già il più importante secondo te tra quelli che hai fatto? Sì, perché Dinamo in quello tempo primo in classifica, noi siamo ultimi e siamo giocati Coppa, per loro sono giocati, non so, Kovacic, Vrsaljko, Chelava, portiere, Vidal, anche qui. Tanti giocatori, tutti giocano adesso in grande squadra. Ok, allora, questi, tra l'altro anche questo è un gol che ha realizzato in un campo un po' particolare, almeno per quanto riguarda il Manto Erboso, con la neve ai lati, si è fatto davvero la gavetta, l'hai fatta, poi qui solita esultanza, con il rischio di lasciare lì il sedere, però insomma Perizza... Ma quello è l'ultima minuta. Questo è l'ultimo minuto, sì. Allora io avrei esultato tuffandomi nella neve. Vedo che Stefano mi capisce al volo, poi insomma ancora tanti gol realizzati sempre con la maglia dello Zadar, tanto, hai fatto tanto bene da meritarti la chiamata al Chelsea, poi però cos'è successo? Andiamo con la prossima foto, ti vedo rapito dai gol allo Zadar, magari dopo te li facciamo vedere di nuovo. Perché, eccolo qui, questa è la fase che ci interessa di più, la chiamata all'Udinese, subito la maglia numero 9 per te, anche qui ci racconti un po' come è arrivato il trasferimento a Udine. Sì, io sono giocato in Olanda, è stato bene, ma in qualche momento l'allenatore si è cambiato e tutto, e non stare troppo felice più di là. E dopo l'Udinese ha chiamato e io penso adesso... Quello è più migliore cosa che è successa a me. Ti vediamo davvero sempre sorridente, sei un po' l'idolo dello spogliatoio, andremo a vedere anche un po' di foto che abbiamo recuperato sul web. Ecco, questa tua allegria ha colpito tanti ragazzi. Sì, ma io sono sognato a giocare in Italia, in Serie A, e quello è adesso il mio sogno, io divertire. Altro, ti hanno anche fatto aspettare un po' prima di giocare, si è dovuto allenare tanto, tanta panchina, tanta tribuna, adesso però stai un po' raccogliendo tutto il sacrificio che hai fatto. Ma sì, tu sai, ogni giorno per me è allenamento partita, devo lavorare bene, bene, bene e dopo magari arrivo bene i risultati, magari no e vediamo che succede. Andiamo a vedere ancora una foto allora per quanto riguarda l'avventura di Stipe, soprattutto qui in Italia, perché ecco, io penso che questa foto te la ricordi e come, no? Sì, sì, quello è quando sono segnato prima volta contro Roma. Stadio Olimpico, credo, non so se Stefano a questo punto sa chiaramente l'analisi del gol realizzato contro la Roma. A questo punto lo sentiamo, direi. Lo sentiamo. Proprio vuoi costringerci a sentire la tua voce. Sentiamo Stipe. Come... Tappati le orecchie perché tra un po' sentiremo un po' di urla arrivare dalla TV. Il gol di Perizza contro la Roma, ce l'abbiamo pronto, direi, eccolo. Andiamola a vedere. Ecco, contro Terò, rischia molto, la perde, alla fine Terò la tiene, Terò all'interno dell'area di rigore, Terò, colpisce De Sacchi, Perizza, e arriva il primo gol in Serie A del classe 1995, l'Udinese continua a scoprire talenti, l'ultimo in ordine temporale, è questo ragazzone che adesso si prende l'abbraccio di tutta la squadra, Stipe, Perizza, il croato la sblocca. E adesso non ricordo se fosse la prima titolare. No, non era prima titolare. Contro Genoa. Però contro Genoa con un'occasione subito. Vero. Sbagliato due volte, sì, due gol. Vabbè, però non pensiamo alle cose brutte. Vediamo cosa no, con la Roma. La verità è, No, mi ha colpito molto l'intervista dopo, anche quando aveva segnato con la Roma nella tu per tu, credo. Gli ho chiesto le emozioni del primo gol. Lui, giustamente da grande professionista, ha detto sono più rammaricato, dispiaciuto per aver sbagliato quello poco dopo. Noi intanto vediamo il gol con Manolas che impazzisce praticamente e regala palla a Terò, c'è Perizza ovviamente in proiezione offensiva, Terò che ruba palla a Manolas e qui ovviamente va a cercare di ritagliarsi lo spazio Stipe aggredendo il primo palo, ma Terò aveva già deciso un po' sostanzialmente di andare a tirare, a sfidare De Sanctis che però non si abbassa fino all'ultimo, la respinge, con questa respinta vengono praticamente tagliati fuori
due difensori della Roma e la palla arriva a Perizza che deve semplicemente appoggiarla in fondo al sacco per un gol molto molto importante, un gol che significa il battesimo delle reti in Serie A per Stipe. Poi vabbè, a questo punto chiudiamo e vediamo anche il gol che dicevamo prima, l'errore contro la Roma, eccolo qua, errore poi fino a un certo punto perché c'è una bellissima azione di Widmer che crossa al centro, ancora una volta un ottimo taglio sul secondo palo da parte di Perizza, la palla spiove, va in tuffo di testa per anche evitare il disturbo di Torosidis, palla schiacciata forse un po' troppo angolata e finisce sul fondo, sfiora qui Perizza una doppietta che sarebbe stata davvero clamorosa. Non era facile, dai. Sì, ma devo segnare questo. Vabbè, dai. Tre metri. Vabbè, dai, non essere così severo, sì, con te stesso. È andata così. Dopo ti sei ripreso, mi sembra, no? Sì, sei ripreso alla grande. Alla grande. Vedremo ancora altre belle cose che hai fatto nel corso del tuo periodo qui. Prima però vedo ancora tanti messaggi, ne ho letto uno in particolare che mi stava facendo scoppiare a ridere in diretta. Vai giù. Tantissime. Allora, Stipe, sei forte e ci piaci perché lotti sempre come un leone. Non ti arrendi mai, continua così e facci sognare e salta con noi sotto la Nord. Invece Luca, è più di 20 anni che frequento lo stadio e le standing ovation le conto su una mano. La tua grinta piace ai tifosi, bravo bomber. Qual era Siani? Siani, è già questa formalità incredibile. Anche giusto. Fernando, comunque, hai ragione. Leggevo un messaggio su una Porsche, mi sembra, no? Sì, allora, Beatrice. Fai il tuo lavoro, Spadaccio. Scusami, allora Beatrice, ciao Stipe, a sto giro non faccio domande, ma devo farti una proposta. Sì. A dei miei amici tifosi hai detto che se arrivi a quota 10 gol ti compri una Porsche. Invece io ti propongo di offrirci da bere se arrivi a quota, scusatemi, 4-5 gol. Scherzi a parte, sei un grande. Basta poco, è già è arrivato. Nel 4-5 deve fare soltanto uno. Non prima Porsche se arriva. No, Porsche mi ancora non interessa. Ah, scusa. Vabbè. Per la Porsche restiamo calmi. Vediamo ancora un'altra foto che ci propone la regia. Cosa ci propone? Eccolo qui, con Silvan Widmer. Mio fratello, c'è scritto in questa foto che tra l'altro, se non sbaglio, è stata scattata proprio c'è scritto nei commenti. Da Stefano Giovanpietro, presa chiaramente dal profilo Instagram, cena di Natale e la società. Grande amico Silvan Widmer, no? Sì, io sto bene con tutti e sì, non c'è nessuno chi non mi piace in spogliatoio, ma Widmer è per me il migliore amico qua. Lui mi aiuta più di tutti. Abbiamo visto anche una gita a Venezia, avete fatto insieme. Sì. Girate un po' insieme. Sì, abbiamo lo stesso anni e parliamo sempre. Non so, lui mi aiuta tanto perché quando sono arrivato anche problemi con lingua non posso parlare subito dopo 10 giorni italiano. E lui mi aiuta sempre, come a prof. Come il prof Giorgio Lafoggianis, che tra l'altro è qui presente, salutiamo, andiamo a vedere ancora un'altra foto a proposito di macchine, che non è una Porsche, ma fa ridere l'emoticon del trattore scelto da Steve, questa è l'auto di Eden Nilsson. Sì, di Eden Nilsson, sì. Scherzate anche voi un po' così. C'è anche un commento di Nilsson che ha scritto bravo numero uno. Sì, anche lui posso dirti che... Anche bravissimo ragazzo. Con i due esterni ti trovi benissimo. Devo stare bene con quelli esterni perché loro mi danno pace. Sì. Mi sembra giustissimo, mi sembra una cosa assolutamente inattaccabile. Non fa una piega. No, è giusto, devono dargli i palloni. Se ha buoni rapporti vuol dire che gli mettono anche bei palloni nel mezzo. Sì. Andiamo a vedere ancora una foto e poi c'è anche un video da vedere. Eccola qui. Allora, giuro che... Questa è l'ultima foto un po' più simpatica, poi anzi ce n'è un'altra e poi dopo torniamo a parlare in maniera un po' più seria di quello che è il tuo momento qui all'Udinese. Però insomma sei anche un bravo cantante, no? Ma sì, no, questo è solo per fotografia, non canto bene. Non canti bene? No. Ma tu dici? Io no. Non ne sono così sicuro. Io ricordo una grande... Vediamo, tu tra lo ricordi, ma adesso il presidente Soldati aveva elogiato in diretta alla nostra televisione la performance di Perez. Ma a questo punto mostriamola anche al nostro pubblico, una piccolissima performance di Stipe e poi basta. Davvero, 5 secondi. Un particolare, solo per farti cadere. Insomma, è già finita, vabbè dai, hai anche queste passioni, la passione del canto, sei bravo, no? Ma sì, ok. Quali sono i tuoi cantanti preferiti qui in Italia?
Non so, Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti, ospite a Sanremo tra pochissimo. Vedo che anche la Spadaccio approva benissimo. Allora, chiusa questa parentesi, andiamo a vedere ancora Stefano se ci fa vedere qualcosa al touchscreen. Eh sì, insomma, si possono analizzare tantissime cose, come abbiamo detto di Stipe Perizza. Andiamo a vedere, insomma, quelle che sono un po' le sue qualità, che sono davvero tantissime, andando a vedere anche quella che magari è una qualità nascosta, quella di saper piazzare l'assist e l'ultimo passaggio. Abbiamo scelto un paio di assist che per poco non si sono concretizzati, come qui è molto bravo a portare avanti il pallone con la testa, poi con la coda dell'occhio vede l'inserimento di Totò Di Natale e gli dà una palla morbida, perfetta per andare in porta. Di Natale si attarda a stopparla, deve poi cercare il tiro a giro, palla che esce davvero di pochissimo. Anche però assist più canonici, più normali per quello che è un classico numero 9 come Stipe Perizza, come in questo caso si fionda sul pallone, sono praticamente 2 contro 3, lui è Terò contro la difesa schierata, ma lui ha comunque l'accortezza di aspettare il momento giusto per servire Bruno Fernandes, che qui purtroppo non tira nel migliore dei modi, non trova il giro giusto, infatti si dispera Bruno Fernandes. Una delle caratteristiche principali di Stipe, lo dicevamo prima, però è la generosità, sì. Perché i compagni possono anche magari sbagliare il passaggio, farlo un po' troppo lungo, ma sono certi che comunque Stipe non lo molla mai, come in questo caso, che va fino in fondo a dare fastidio a Padelli, quella che potrebbe essere semplicemente una palla persa, un passaggio sbagliato in questo caso da parte di Danilo, lo rende comunque un fallo laterale a favore in zona offensiva, e questo significa, credo, molto per la squadra, che può fare affidamento proprio su questa qualità di Stipe, che, come detto, anche molto spesso va in battaglia, come diciamo noi, da solo contro la difesa. Questa è un'azione molto simpatica, molto particolare, che però ci fa capire bene, uno contro tre riesce a dribblare praticamente tutti e alla fine per poco non segna, praticamente prendendo una pallonata sulla nuca. Qui arriva, gli calciano sulla nuca, la palla si impenna e quasi fa gol. Non sorprende Padelli, credo che se qui avesse fatto gol, tra l'altro poi arriva anche il dolore, Giuseppe si tocca la testa perché era un pallone davvero fortissimo. E infine chiudiamo anche con un'altra grande giocata. Purtroppo questa partita è stata sfortunata perché alla fine è arrivata la vittoria della Lazio, ma qui c'è il condensato delle qualità di Perizza, che si butta nello spazio, riceve da Ali Adnan, potrebbe chiudere il triangolo con Ali, ma è la soluzione più difficile, allora va a cercare quella apparentemente più semplice, ma quella più efficace. Palla allargata per il cross di Pasquale, poi ok, con E fa una cosa che non esiste, è abbastanza difficile anche solo da pensare e non da fare, però questo ci fa capire la completezza del giocatore. Prima abbiamo visto l'assist di Perizza a Bruno Fernandes, adesso ci godiamo l'assist di Bruno Fernandes a Perizza e ci andiamo a sentire altre urla a caso con il gol in campionato contro l'Atalanta, segnato proprio da Perizza, l'ultimo praticamente in ordine cronologico. No, questa è la Coppa, che è un gol comunque molto bello, se volete possiamo vedere anche questo. Eccolo qua, il gol contro l'Atalanta su assist di Bruno Fernandes. Bruno Fernandes la tiene lì, contro cross per Perizza, che grandissimo gol di Stipe Perizza, che la mette all'incrocio dei pali con la sua testa che ha il mirino. Stipe Perizza, complimenti a tutti e due ragazzi. È un Udinese che lo si vede, è scattato qualcosa, è cambiato qualcosa, ha più personalità, offende in maniera migliore. È l'Udinese in questo momento sta vincendo 2-0 per la qualità. Eh sì, qualità che sta anche nei piedi di Bruno Fernandes, che ha piazzato un cross eccezionale al bacio per Stipe Perizza. Grazie Bruno per un grande assist e io non posso sbagliarti questa chance. No, non potevi sbagliare, ma neanche tanto, insomma, non era facilissimo questo gol, no Stipe? Ah sì, ma grazie a Dio perché segnato questo, e grazie ancora una volta di Bruno. Fatto esplodere di gioia tanti bambini, era una bella giornata quella con l'Atalanta. Sì, una bella giornata e anche magari in domenica, vediamo. Magari, ma effettivamente io direi, visto che siamo quasi in chiusura, apriamo velocemente l'argomento Juventus. L'avete preparata bene, no, la sfida di domenica? Sì, lavoriamo bene, sentiamo mister e vediamo che è successo.
Ma secondo te come si batte la Juventus? Ce l'avete fatta all'andata, è vero, però adesso vengono da 9 vittorie di fila. Sì, loro arrivano con 9 vittorie di fila e loro vogliono continuare, ma anche noi non dobbiamo prendere seconda partita perché dopo siamo in difficoltà. Oggi ti ho sentito dire che la Juventus non vince lo scudetto perché perde con noi domenica. Lo confermi? Io gioco per vincere, adesso vediamo che è successo. Io voglio farti un'altra domanda ancora che riguarda il mister, perché tu hai questo bel rapporto con il tecnico che si arrabbia tantissimo con te in allenamento, lo possiamo dire, però si arrabbia magari solo perché vuole farti crescere. C'è anche la foto che ci propone la regia, vedo che sorridi perché forse magari ti fa anche un po' ridere questa cosa del mister, che urla così tanto, però alla fine poi ti fa giocare e i frutti li stiamo vedendo tutti. Ah sì, lui mi vuole bene, lui mi vuole studiare, imparare, quello è, io ho capito lui. Bello, è molto bello anche questo rapporto che avete voi due. Noi siamo quasi in chiusura, a questo punto direi forse di andare a vedere anche la soluzione del quiz, a meno che Stefano non ha qualche altra cosa velocissima da farci vedere. Se vuoi, sai, io tanto da farci vedere. So che è tantissimo, Steve, però abbiamo anche 5 minuti tassativi. Che abbiamo ovviamente i tempi tassativi, sì. Quello che mi ha colpito molto nelle ultime partite di Stipe Perizza, perché tu hai parlato di Colantuono, che magari a volte lo striglia, ma assolutamente per farlo crescere, perché alla fine rimangono i gol negli occhi dei tifosi, però nelle piccole azioni che si vede la grande differenza già rispetto all'anno scorso con quello che riguarda la crescita proprio di pensiero di Stipe, che magari mantiene la sua sfrontatezza, la sua comunque spavalderia in campo, ma qui è una palla che gestisce in maniera molto molto sapiente. L'attaccante consumato la riceve, attira a sé praticamente tutta la difesa senza affrettarsi nello scaricare per poi far riniziare l'azione da Lodi. Si svilupperà un'azione anche poi discretamente interessante per l'Udinese. È un po' una maggiore saggezza che ha Stipe, anche se ancora classe 95, quindi di crescita ne avrà tantissima. La sua grande utilità a far respirare la squadra, a sacrificarsi, a tornare indietro per difendere anche come primo attaccante, ma alla fine la sua utilità in campo è davvero molto anche questa. E poi tra l'altro fa delle giocate eccezionali come in questo caso, vi risparmio l'audio per questa volta, però assolutamente questa è una delle giocate migliori che gli ho visto fare in questo campionato. L'azione che quasi porta al gol con la caparbietà di Badu, la palla per Stipe, anche qui la grande intelligenza di capire, di leggere l'intervento del difensore che è in ritardo con l'anticipo, lo stop, la ruleta, insomma il 360, chiamatelo come volete, il sinistro che sfiora l'incrocio dei pali. Io qui in telecronaca ho detto sembrava Van Nistelrooy, ci siamo quasi, troppo. Sì, lui è mio idolo, ma Cone mi sempre ha detto tiri giù, e questa volta tiro sopra. E... vabbè, però per la prossima volta. Bene per tifosi di Torino, perché ragazzi, penso di un... prendo pala a casa. È giusto così, è regalato il pallone. Assolutamente, nulla da dire. Allora, soluzione del quiz. Tra l'altro, sì, vediamo se Stipe si ricorda chi ha iniziato l'azione. Tra l'altro. Sì, lo so. Può dirlo adesso. Può dirlo. Se sbaglia, so, però paga. No, Lodi. Allora, e qui mi piace il trabocchetto. Ho tirato la rete. Molti hanno risposto Lodi, e invece abbiamo la soluzione al quiz, andiamo a vedere chi ha iniziato l'azione. Era lì il trabocchetto, vediamo. Poi ancora Benassi all'interno dell'area di rigore, Felipe con pulizia due volte, grandissimo Felipe, che poi manda a quel paese Zappacosta che è rimasto a terra, e Denilson, Lodi e Perizza contro la difesa schierata del Toro. Insegue Vives, Lodi serve Perizza che non la tiene, Perizza la palla resta lì, Perizza il vantaggio dell'Udinese con Stipe Perizza che ha sfondato centralmente e alla fine ha trovato l'angolino al terzo, forse quarto tentativo. Stipe Perizza. Sono molto contento per il mio gol e dobbiamo continuare il lavoro così. Perizza non avrebbe vinto la maglia di Perizza. Togli la maglia, no. È iniziato il tuo grandissimo amico Felipe, tra l'altro, che ci ha detto che devi ancora offrire da bere a tutti dopo due gol. Domani non vado. No, dai. Ha sempre giustificato. Non possiamo prenderci questa responsabilità. Come nostro Perizza, anche tanti nostri tifosi hanno sbagliato proprio su Lodi. Però abbiamo i 5 possibili vincitori. Stipe, devi dire un numero che va da 1 a 5. Non so.
Prenditi questa responsabilità, Steve. 5 Federico. Federico da non Federico? Si sa. Federico. Comunque Federico. Ti richiamiamo. Vince Stipe Perizza che ti consegnerà il nostro amico Corrado qui nel corso delle prossime settimane. Noi ringraziamo Stipe per la sua grandissima simpatia. Grazie Stipe, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Mi raccomando, con la Juve regalateci una bella gioia. Vediamo. Il quarto gol, andiamo a bere. Ringraziamo anche Giulia Spaccio in postazione web. Grazie, ciao, a voi, buona serata a tutti. E ciao ovviamente anche a Stefano Giovanpietro. Ciao a tutti voi che ci avete seguito da casa. Grazie anche a voi, come ha detto Stefano, per averci seguito. Noi torniamo settimana prossima, restate con noi. Ciao.